Benvenuti sul canale di Non Aprite Questo Blog. Sul canale Cruel Gonz. E oggi sono qua per fare video unboxing delle uscite di Midnight Factory e Play On di dicembre 2022, che mi sono arrivate in due pacchi separati, 1 e 2. Andiamo a vedere prima questo, che contiene due... Allora, mi sono fatto mandare due cose a cui tenevo veramente tantissimo. Una, perché non l'ho vista al cinema e pare che sia veramente molto emozionante. È un documentario su Ennio Morricone che Play On fa uscire in edizione... un po' luminoso qua, ok. Un'edizione 4K più Blu-ray con book. Insomma, un'edizione da collezione, indubbiamente. Aspettate che la apro. Come state? Tutto bene? Mi sono mancato? Allora, mentre la apro, vi ricordo che io streammo sulla piattaforma Viola molto spesso, quindi vi invito ad andare a cercare NHB e seguire il canale per le stream. Ma che bello! Molto bella l'edizione, perché è diciamo un po' ruvidina, normale carta, e invece Ennio è lucido, quindi si sente la differenza. Molto elegante, molto bella. Un film di Giuseppe Tornatore, pluripremiato. Dentro ci sono due dischi. Voilà. E voilà. Mi piacerebbe mettervi una bella musica di sottofondo di Ennio Morricone, ma il video mi verrebbe penalizzato. Del resto, c'è il copyright, mi sembra giusto. Ha il librettino molto bello, raga. Ci sono anche le foto degli spartiti, un po' di foto di Ennio. Io penso che piangerò comunque. Morricone è entrato un po' nella vita di tutti, anche non di quelli super cinefili, no? Cioè, è ovunque, quindi sarà sicuramente commovente. So già che mi piacerà, è veramente un pezzo pregiato per una collezione. Questo è un pezzo pregiato. Mi raccomando, andatelo a recuperare. Poi il secondo film, che però ho visto in anteprima, è un film meraviglioso di David Cronenberg. Vi faccio vedere, adesso lo scarto. Crime of the Future. Esce con l'etichetta Midnight Factory in versione 4K Ultra HD più Blu-ray, e anche qua è una meraviglia anche questa. È una meraviglia anche questa, perché ha lo stesso concetto dell'altra, cioè la carta finisce qua, e poi il letto su cui c'è Viggo Mortensen è lucido, veramente dal vivo è bellissima. La mia telecamera non rende giustizia a questa edizione meravigliosa. All'interno due cartoline da collezione. Wow! Andiamo a unboxarlo per bene. Allora, dietro le... Che vi devo dire? Andiamo a unboxarlo per bene. Voilà. Due cartoline dentro, letto. Belle. Belle. Che godure, hanno anche un formato un po' diverso. Mi piace come soluzione. Un po' fumettose rispetto a quello che troviamo di solito. Poi dentro c'è, oltre alle due cartoline, vabbè, i dischi, che sono regolarmente girati, ok. Il librettino. Che ha le foto e un po' di racconto, per comprendere meglio il film, diciamo. Perché il film non è che sia complicato, però sai, non è proprio per tutti. Diciamo che è un film... io la recensione in realtà l'ho già scritta di Crime of the Future, la trovate sul mio sito nonapritequestoblog.it, e è una recensione che spiega un po' la cifra stilistica, perché è un film che può non essere compreso per via del modo onirico, comunque un po' raccontato. Per me Cronenberg è ancora
incredibilmente un regista che riesce a portare sì avanti un discorso che aveva iniziato un secolo fa, però aggiungendoci cose moderne incredibili e anche lungimiranti, e quindi è pazzesco che lui riesca a essere così contemporaneo con un film. Poi di là degli, a parte che vabbè, a me piace lo stile che ha usato, è uno stile un po' organico come le sue vecchie cose, più c'è tutta una parte vintage, di oggettistica vintage in questo futuro che sembra un po' distopico. Comunque andatevi a leggere la mia recensione, seguitemi sull'altra piattaforma per discutere di cinema con me, e passiamo all'ultima uscita che mi ha mandato Midnight Factory / Play On di questo mese. Poi in realtà ce ne sono tante altre di uscite, però io vi faccio vedere quelle che ho richiesto. Ce ne sono, oltre che mi sembra ce ne siano altre horror, ci sono anche tantissimi altri generi, quindi andate sul sito Fan Factory per acquistarle, oppure anche su Amazon trovate un sacco di roba. Allora, edizione limitata, questa è veramente una chicchetta. È una trilogia di cui, vabbè, il primo è un film molto conosciuto, gli altri due non ricordo neanche se li ho visti, il 2 e il 3. Ma questa è l'occasione per rivedere il primo film e per scoprire questa trilogia nella sua interezza, cosa che con Midnight Factory ho potuto fare con tantissime saghe di cui magari avevo visto solo il primo o alcuni. Quindi è veramente una grandissima occasione per chi ama il cinema horror. Parlando della Stephen King Grano Rosso Sangue Trilogy, edizione limitata, 1562. Non so se siete collezionisti, non so voi come la vedete la questione del numero della tiratura, se vi piace avere i numeri bassi o l'ultimo numero o un numero a quale siete affezionati, insomma scrivetemelo nei commenti. Scrivetemi anche cosa ne pensate di Crime of the Future e del documentario di Ennio Morricone nei commenti qua sotto, e non dimenticate soprattutto di iscrivervi al canale e mettere un like se il video vi è piaciuto. Ma potete anche mettere un dislike e far penalizzare tremendamente questo video. Comunque, andiamo avanti. Mentre tolgo la plastica e mi concentro perché non la voglio rovinare, vi ricordo che mi potete seguire anche su Instagram e su tutti i social in realtà, perché non aprite questo blog. La chirurgia è il nuovo sesso, ragazzi. Non mi paragono a un chirurgo, ma sono stato bravo col mio bisturi. Allora, che bella. Allora, oppa. Sì, che cosa posso dire? Adoro. Adesso vi faccio vedere il libretto, ci sono le cartoline che vado ad aprirvi, ci sono i dischi che però prontamente metterò dal lato giusto. Allora, ecco i dischi, voilà, le cartoline che apriamo, che sinceramente non le aprirei neanche, talmente sono, siccome ho il canale devo farle vedere, le apro, però se fosse per me non le lascerei tutto intonso. I poster dei tre film, poi qua ovviamente sempre il libretto, questo corposo, un po' più corposo ovviamente, con foto e descrizione. Allora, cosa posso dire su questa edizione meravigliosa? Quello che posso dire è che spero, come mi è capitato in altre saghe dove comunque il primo film è bello, poi gli altri vanno un po' a degenerare, vi faccio l'esempio di Omen. Ecco, Omen è una saga, mi sembra che siano più film, 4 o 5, adesso non me lo ricordo. Comunque Omen è una saga dove veramente, cioè, tra il primo e l'ultimo c'è un abisso. Però se vista tutta insieme, con un appunto in occasione di un'edizione del genere, il tutto assume una connotazione molto più divertente, per cui sì, noti magari che alcuni film sono inferiori, però ti godi il gusto proprio di avere comunque ancora in mente
il film precedente, quindi il proseguimento della saga diventa molto divertente e nonostante magari alcuni film possano essere inferiori, li valuti un po' meglio proprio per via di questa continuità di visione che si sta facendo. Quindi io spero che sia uguale l'esperienza. Vi invito a seguirmi sulla piattaforma Viola per l'approfondimento di questa saga, perché sicuramente farò un approfondimento corposo e importante su questi film in live, quindi seguitemi. Non è escluso che io torni anche a fare delle live su YouTube, ma questo dipende anche un po' dalla risposta del canale, quindi insomma ragazzi, scrivetemi nei commenti, fatemi sapere come la pensate, ma soprattutto, visto che questo è il primo video che faccio dopo tantissimo tempo, è il primo video che faccio esclusivo per il canale YouTube, mi piacerebbe veramente che gli iscritti al canale, anche di vecchia data, mi dicessero cosa ne pensano di questo mio ritorno con questo video e se devo continuare. Vi faccio vedere insieme, devo dire che bomba questo mese, bomba, ragazzi, non posso proprio lamentare, ma non, in realtà non posso mai lamentarmi. Ecco i tre film, fatevi sto regalo, sti regali, alla prossima, ciao.